me. Now everybody just follow me, because we got a little controversy and it feels so empty without me. Benvenuto, benvenuto! Per la prima volta... Lì, sì, prego, prego. Come stai? Bene, dai, abbastanza. Tutto bene. Nessun artista è mai stato per così tanto tempo al numero uno in classifica negli ultimi 10 anni come te. Assurdo. Che effetto fa? Strano, eh. Strano. È scioccante, strano. Ogni volta che ci penso dico... Ma veramente? Vabbè, però te lo meriti. Tra le altre cose ti abbiamo visto suonare sul tetto qui degli studi della Rai. Infatti forse per te ci sarebbe stato un lancio un po' più da Radio Rai 3. Sei quelli che fanno sulla musica classica, tipo dal tetto degli studi Rai di Via Verdi, il maestro Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, bella lì, con Chopin. Cos'era Chopin? Chopin. Ma come è nata questa passione? Da piccolino? Considera che mio nonno, quando avevo intorno a scuola elementare, sì? Mio nonno ha imparato a suonare la fisarmonica, no, in tempo di guerra. Sì? E ogni tanto me la suonava. Io non ho mai imparato. Strumento eccezionale però, fisarmonica, no? Sua ce l'ho io, sì, bellissimo. Bello, sì. E mi ha regalato la prima Bontempi, tastierina piccolina, così, con cui io suonavo con una mano a orecchio. Cioè, no? Sentivo magari le canzoni alla TV e cercavo di poi riprodurle. Ed è una passione che poi ho portato avanti finché, insomma, studi, conservatorio, sì. Che poi purtroppo non è stato finito per X motivi. Anche tu, cioè, hai parlato con l'allenatore, anche io non volevo finire le scuole, capita. Però, io insomma, non l'ho finita. Non l'hai finita, vabbè, ma ci sta. Però poi con la musica sei andato avanti, insomma. Guarda, l'unica cosa che sì, che sto cercando di portare a termine è questa. Perché io sono, diciamo, da adolescente sono sempre stato un po' uno che... per un motivo o per un altro aveva il brutto vizio di lasciare le cose un po' a metà, no? Mm-hmm. Iniziavo una roba, poi magari nel frattempo scoprivo un'altra cosa, mollavo quella roba lì e insomma mi appassionavo ad altro, era... Ma l'altro giorno è venuto a trovarci Antonio Cassano, che ci ha raccontato il momento del suo primo gol dicendo una cosa per certi versi anche poetica. Mentre ho visto la palla che stava rotolando verso la porta, lì ho pensato, ma sono diventato ricco. Tu hai già... No. Hai già avuto quella sensazione? C'è stato già un momento che ti ha fatto pensare, vabbè, dai, il più è fatto? Ma guarda, un momento preciso non c'è, nel senso che per me è sempre un aggiungere una bandierina, capito? Mm-hmm. Non è... Cioè, secondo me, so che sembra un po' un paradosso, ma nel momento in cui pensi che hai vinto, hai perso. Cioè, non so come spiegarti. Ci sono tanti momenti della mia carriera che mi fanno pensare, ok, abbiamo fatto uno step in più. Tipo, non so, per esempio, quando mi è arrivata la telefonata della ragazza del mio booking, Federica, sì? Che saluto, che mi ha detto, guarda che l'Alcatraz è pieno, ah, e stiamo aprendo un altro, che poi è andato pieno anche l'altro. Cioè, per me era un traguardone, sai, io andavo da piccolino a vedere i Dogo, ho visto Fibra, il mio primo concerto rap italiano è stato Fibra, all'Alcatraz proprio. Sì, quindi essere lì e riempire due date. No, sai, vederla da sopra per una volta invece che da sotto è stato. Wow. E i fan come sono con te? Ma i fan sono matti. Io ho visto un po' di video che tu posti ogni tanto, cioè sono scatenati. Anche tu, no? Ogni tanto anche tu fai delle sorprese a loro, li vai a trovare sotto casa. No? Mi è successo che ero a Roma per un evento, tra l'altro, della Rai, che suonavo in Piazza del Popolo. Sai, di solito... I fan ti mandano sempre questi messaggi un po' stravaganti, c'è sempre quello che ci prova, no? E un giorno questo ragazzo mi ha scritto, che fai, passi a casa, caffè, tipo una roba del genere. Per fare un po' il brillante. Sì, e io gli ho detto, sì, mandami l'indirizzo, arrivo, no? Sono andato, insomma, con un amico, gli ho portato un regalo. E lui non se l'aspettava, è stato bellissimo. Caffè. Sì, caffè, gli ho detto, sì, arrivo, mandami la via. Caffè Simpson, non sai, c'è sempre il dopo pranzo, quella roba lì. Figo. Hai firmacopie, ti diverti? Perché adesso c'è da sì, un po' di anni. Sì, firmacopie ne succedono di ogni. In Sardegna un ragazzino è arrivato con una sedia, se gli potevo autografare la sedia. Per portarsela a casa? Sì, è arrivato con una sedia di legno, sì? Di quelle tipo da, non so, tipo da cucina, da, proprio da... No, sai, proprio le sedie pieghevoli, quelle tipo da grigliata, da picnic. Ah, okay. Una sedia così di legno, per favore autografami la sedia. Sì, un altro a Napoli si è fatto prendere in braccio urlando, Jacopo, diventa mio padre! Così. Scusami. Adottami! Ah, tipo, adottami, no, capito? Perché pensavo biologicamente come fosse possibile. Cioè, non che cosa avresti dovuto fare tu per poi diventare suo? No, adottami. No, non beh, voglio sapere. Quanti anni hanno? La tua età, più o meno? No. Più grandi, più piccoli? In realtà il pubblico è un po' misto ultimamente, nel senso che... Sai, questo disco è andato abbastanza mainstream, quindi mi ferma ormai da la mamma per il figlio. Sì. Piuttosto che anche... È raro, però è successo, infatti mi ha colpito la cosa.
mi hanno fermato anche genitori proprio fan loro. Cioè, non chiaro, fan figo, di conseguenza, cioè, perché i figli sono fan. Sì, fan sì, proprio sì. loro. E io ho 40 anni e ti ascolto. Cioè, beh, figo. Beh, anche io ne ho 42 e ti ascolto, quindi li tu capisco. Tu hai 42 per finta. No, purtroppo no. Purtroppo è tutto vero. E tu invece con i tuoi, con tuo padre, così, che tipo di rapporto hai? Mio padre è una star. Sì, eh? Sì, 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 sì. Mio papà è un mancato personaggio televisivo, secondo me. Io gli ho sempre detto che dovrebbe fare il politico a mio padre. È proprio bravo a farsi voler bene dalla gente, capito? Così, sì, sì, sì. È un personaggio. Cioè, io ho mille aneddoti con i miei colleghi di mio padre che ne combina uno. Cioè, di recente stavo facendo tardi a un in-store, si è presentato lui a un in-store, ha cominciato a firmare i vinili Lazza Senior. Beh, oh, sono pezzi da collezione. Cioè, potenzialmente, no? Sono sì, più sì. rari, sono più rari, sono più rari. Ma tipo, quando sei tornato a casa col tatuaggio qua? Allora, ti dico, il primo, questo qua, la J... Sì. Tu hai detto, speriamo che questo non lo vedano. No, gliel'avevo detto, sì. Ero già maggiorenne. Gli ho detto, papà, sappi che oggi mi tatuo la faccia, non mi spaccare le palle perché mi tatuo la faccia. E lui? Un po' comunque l'ha presa mezzo così. Però il secondo, quando sono arrivato, che insomma, mi sono tatuato il nome dell'album in faccia perché... Non lo so. Metti che ti dimentichi. No, vabbè. Come fai a dimenticare? Non lo so, Ti dico che mi sono... Cioè, sono rimasto sorpreso della reazione perché sono entrato in casa e mia madre mi guarda e mi fa, che bello. Anch'io lo voglio, mi fa. L'ha fatto? No, ovviamente no. Però... E tu ci saresti rimasto male se tua madre si fosse tatuata il tuo disco in faccia? No, frega. Che cazzo? Ci sta. Giudicare... Onesto. Onesto. Hai fatto in tempo a fare i lavori classici? Hai fatto in tempo a lavorare prima di iniziare con la musica? Sì. O sei passato da... Sì, assolutamente. E credo anche che mi abbia fatto bene, perché... Sono uno che, ti ripeto, quando metto testa in una cosa devo primeggiare per forza. Sì. Infatti ero diventato bravo. A far cosa facevi? Allora, io il primo anno che mi hanno bocciato... Mm? Quindi non primeggiando tantissimo a scuola. Beh, no, vabbè. No, a scuola... Vabbè, sono stato bocciato per primo. Per primo, tutti. No. No, ti dicevo, sono stato bocciato e, insomma, per... mettere da parte due soldini per andare a fare le vacanze, visto che appunto non me le meritavo, no? Quindi ho detto, cioè, se proprio voglio fare delle ferie, faccio io, me le pago. Sì. Sono andato a lavorare per una ditta di amici, anzi ex amici, preciso questa cosa perché poi... È finita male? Poi ti racconterò in privato. sì. Insomma, sono andato a lavorare per questa ditta qua e andavo a montare i climatizzatori o andavo in cantiere. Ah, ok. Insomma, tutto quello che riguarda un po' il reparto idraulico, filettare i tubi sotto il sole. Beh, sì, no, immagino sia... Bello sì, però, ti dico, l'ho apprezzato alla lunga, mi divertivo, era stancante. Ti trattavano bene? Economicamente parlando, non tanto. Però di persona? Sì, alla fine li avevano visto tutti piccoli, cioè li conoscevo i ragazzi con cui lavoravo. Ti facevano, cioè, sono quelle situazioni, sai, i capocantiere fanno sempre un po'... Un po' di nonnismo me l'hanno fatto. I bulli, un po' di nonnismo, sì. Sì, una volta uno mi ha mandato di forza a prendere da mangiare a tutti, mi ha ordinato di fare i panini per tutti, gli ho messo la pasta dei caloriferi nel panino. L'ha mangiata? Sì, un morso l'ha fatto. Ma ha dato un morso? Sì, poi abbiamo discusso. E poi? Poi abbiamo discusso. Vabbè. Non diciamo niente, siamo in televisione. Mamma mia, come avrei voluto essere lì. Senti, mi hanno detto che sei amico di Post Malone. Amico? Vabbè, però c'è un rapporto. Come ci siamo conosciuti a Roma, è stata una cosa del tutto inaspettata, nel senso che appunto io ero a Roma per questo evento che ti dicevo prima, in Piazza del Popolo. Il giorno dopo è stato organizzato un evento privato di Post Malone, che ha fatto un live incredibile, tra l'altro, chitarra e voce. Sì. È salito in ciabatte, costume. Genio. Mentalità. Su questo rooftop, bellissimo. Sì. Insomma, a un certo punto gli organizzano un privé nel privé, no? Certo. Cioè c'era questa terrazza, c'era una zona normale, un privé, e nel privé è arrivato lui tutto... circondato dalla sicurezza. Insomma, lui è molto amico, almeno penso, perché li ho visti che scherzavano, del batterista di Salmo, Jacopo. Ah, ok. Ok? E insomma, lui si è aggregato, non si poteva passare, impenetrabile proprio, eh? Finché Jacopo, indicando me, gli fa he's the man of the year, no? Gli fa vedere un video mio che suona il pianoforte. Post impazzisce, fa fatelo passare, no? Insomma, la serata è andata avanti che lui fa take me a picture with the band, continuava a dire, no? Ah, figo! Noi eravamo la band, io Jacopo il pianista e Jacopo il batterista e Post Malone in mezzo, no? E insomma, da una cosa è nata cosa, contatti, siamo finiti in hotel suo insieme.
sono proprio arrivato in camera sua. Sì? Dottore, ah, cavolo, quindi il privé del privé del privé del privé, la camera, col, sì. Col manager di London. E, insomma, a un certo punto la cosa che mi ha scioccato è che lui ha zittito tutti dicendo voglio sentire il tuo disco, no? Poi mi fa, io ho visto che hai una strofa di French Montana nel disco, io sono molto amico di French Montana, si è voluto sentire 3-4 cose, tra cui l'intro dove suona Chopin. Sì? Ed è rimasto sorpreso, mi fa, translate, translate, mi diceva, non capiva, no? Gli ho fatto leggere la traduzione e mi fa, insane. È rimasto colpito, no? E... beh, cacchio, deve averti bellissimo ricordo, no? Io comunque devo mantenere lo status. Te la fa una strofa nel disco nuovo? Non lo so. Vai a capire. Poi vuoi, cioè, amici, amici. Guarda, non lo so, non lo so. Non è vero perché non tutti vogliono i soldi, ti dirò. Speriamo che Posti però... sia uno di questi, speriamo. Visto che abbiamo aperto il momento, mi hanno detto che... Blanco mi ha detto che, l'ho visto recentemente, mi ha detto che... racconti delle barzellette che fanno molto ridere. Solo Blanco te l'ha detto. Blanco e poi tutti quelli intorno hanno confermato. No, è vero, se viene Lazza devi fare. Conosco almeno 4-5 colleghi che se le rivendono. Le dai, mi immagino, perché quando sono le barzellette sono merce rara quelle che fanno ridere. E volevamo coinvolgerti in una piccola sfida tra di noi, anche se temo da quello che mi hanno raccontato che ci straccerai. Una sfida di barzellette. Let's go. Che abbiamo pensato di chiamare La Zai l'ultima. La Gerry Scotti che presenta. Beh, io faccio un po' il Gerry Scotti. La Zai l'ultima. Allora, credo che abbiamo un'impaginazione grafica tutta particolare per La Zai l'ultima. Cioè, abbiamo anche una sigla? Abbiamo anche un jingle. Vabbè, allora, fammi fare Gerry Scotti bene. Benvenuti a La Zai l'ultima. La Zai l'ultima. La Zai l'ultima. Allora, giro di barzellette, io le racconto male, ne so pochissime, le racconto male, cercherò di fare del mio meglio, però comincia tu, va bene. Poi faccio io, poi magari qualcuno degli street. Mike, tu ne sai una? Più poca una roba? Freddura. Vabbè, una vediamo, vai. È la fine della prima settimana. Ok, cerchiamo di non far chiudere Dovremmo averne tante altre, cerchiamo di non far chiudere il programma allora, stasera. C'è questo aereo che sta atterrando, no? Sì. Si sente... si avvisano i gentili passeggeri che a breve atterreremo. Tenete le cinture di sicurezza allacciate e i sediolini alzati, grazie. Insomma, il pilota si dimentica di chiudere lo speaker, no? Guarda il copilota, gli fa, oh, è stata proprio una giornata, guarda. Vedo l'ora di atterrare da st'aereo, sai cosa faccio? Mi bevo un bel bicchiere di vino, mi faccio una cagata. Poi prendo la hostess, quella nuova bionda. Ok. Che gli do due botte come si deve, oh. Ok. La tipa da in fondo sente, no? Prende la rincorsa per dirgli che ha lo speaker aperto. Corre. Arriva davanti alla prima fila, un vecchietto le fa lo sgambetto. Questa cade, il vecchietto la guarda e gli fa, oh, vai piano, che ha detto che prima deve cagare. Beh, abbiamo l'applausometro. Hai già sfondato l'applausometro. Vabbè, tanto ci chiudono, dai, chi se ne frega. Te ne racconto una io. Allora, c'è un classico imprenditore milanese che decide di fare serata, esce la sera la col so. Suo... non è vero, sto scherzando. Okay. Era l'unica, anche perché è l'unica che so. Vai. La sera prende la macchina, fa serata, esce, va in discoteca... beve, mangia, beve di nuovo, conosce un paio di ragazze, fa sesso con loro tutta la notte, poi beve di nuovo, poi si droga. Sembra poi la riprende... storia della mia vita. Beh, sì, siamo un mercoledì di Lazza, un mercoledì di Lazza. No, poi riprende, si droga. Riprende la macchina per tornare a casa, ovviamente con tutto quello che ha fatto in serata, si schianta contro un palo ed è gravissimo. Arriva l'ambulanza, lo portano all'ospedale, lo mettono sul lettino, chiamano d'urgenza un dottore per operarlo. Lui è lì praticamente incosciente, tiene un occhio aperto, vede questo dottore che si sporge sopra di lui e dice: allora Antonio, non hai dormito tutta la notte, hai fatto sesso, hai bevuto, hai p***o, ma andrà tutto bene. Lui dice: ma io non mi chiamo Antonio. No, Antonio sono io. Certo. La sapevo. La sapevo. Certo. Io è l'unica che ho. Non vedo del rosso, quindi è in vantaggio Lazza. Dai, uno degli street, chi si vuole esporre? Vai. Vai. Breve. Allora. Vai. Un millepiedi dice un altro millepiedi: come va tuo figlio a scuola? Ma mi sembra la stia prendendo un po' sotto gamba. Vabbè, io ce l'ho una di risposta, allora, scusa. Vai.
Stai dopando il voto, non vale. Ce n'è un altro paio, però visto che lui ne ha detto una sugli animali, la voglio dire anch'io. Sperando che nessun animalista si offenda, chiaramente. C'è uno scoiattolo sulle rotaie del treno che fa: che bella la vita, tatan, tatan. Che bella la vita, tatan, tatan. Che bella la vita, tatan, tatan. Tatan, tatan. Tatan, tatan. Tatan, tatan. Ci ho messo un attimo. Vai Mike, veloce, veloce. Ah, quando mi fermano in giro mi dicono: ma perché voi asiatici ridete sempre? Perché abbiamo tanto riso. Questo è un po'... Io non ho sentito. Ha detto: perché voi asiatici ridete sempre? Perché abbiamo tanto riso. Ah beh, certo, sì. Chiaro. Sì. Però ovvio, dai. Allora, direi che ha vinto Lazza il premio per la vittoria. Ancora uno street vuoi fare? Ah, vai, allora, vai. Franci, fai tu? Vuoi provare a sconfiggere il campione? Per adesso è in vantaggio Lazza. Io se vuoi ce l'ho ancora una. Vabbè, facciamo che chi vince racconta l'ultima, mi sa che sarai tu, vai. Vabbè, ieri sera ho beccato un mio amico e ero curioso, gli ho chiesto: senti, ma tua moglie come lo fa l'amore? E lui fa: non so che dirti, alcuni dicono bene, altri male. Vai. Chiudiamo questa gloriosa pagina di televisione italiana con l'ultima barzelletta di Lazza, vai. Io ho bisogno di una forchetta. Guarda, ma caschi a fagiolo, perché ne ho proprio una qua. Sembra... Allora, c'è questo tipo che entra in un ristorante all'ora di pranzo. Dice: salve, mi posso accomodare? Fa: certo, prego, si accomodi. Guardi, allora le porto il menù del giorno. Fa: guardi, lasci stare, io ho un talento naturale. Faccio: eh? E niente, che io praticamente indovino i piatti annusando le posate. Faccia una cortesia, per favore. Oh, si fidi. Guardi. Bucatini alla matriciana di primo. Che incredibile, oh. Allora, cameriere, va in cucina per prendere il piatto. Guarda lo chef. C'è uno di là che mi piace proprio poco. Dice che indovina i piatti annusando le posate. Secondo me ci prende in giro questo. Ma com'è possibile che ti prenda in giro? Il menù è di oggi. Ah, boh. Portano sta carbone, sti bucatini alla matriciana. Signore, mangia, tutto contento, no? A un certo punto arriva di nuovo il cameriere. Fa: guardi, di secondo avremo... Lasci fare. Filetto al pepe verde. Incredibile, oh, ma come fa? Oh? Ah, il cameriere va in cucina di nuovo. Fa: a me questo qua mi dà proprio fastidio, mi ha proprio rotto le scatole. Adesso ci penso io. Gina! Vieni qua, vieni. Gina arriva. Lavapiatti di 70 anni che non vuole andare in pensione, tutta sudata coi baffi con un porro qua. Gli fa: Gina, prendi sta forchetta, sai già cosa devi fare, vero? Allora la tipa prende la forchetta e inizia. E arriva, cameriere torna a tavola, il signore fa: guardi, non c'è proprio mai successo di avere un cliente del suo calibro, quindi se lei permette abbiamo fatto 30, facciamo 31, se lei mi indovina anche il dessert io le offro il pranzo, va bene? Ma guardi, se vuole così va bene, grazie. Allora le cambio la forchetta, no? Fa: va bene. Tipo prende la forchetta. Ma Gina lavora qua. Campione indiscutibile di barzellette, ma soprattutto grandissimo talento. Fate un applauso a Lazza!